Allora, siamo qui oggi, sono qui anche come rappresentante non solo di Tuttambiente ma anche dell'Associazione Italiana Esperti Ambientali per trattare due temi direi molto importanti, cioè quello del sottoprodotto e quello dell'end waste. Il primo caso sostanzialmente è capire quando un residuo di produzione può essere considerato ancora un bene, una materia prima, un qualcosa di buono per altri soggetti, quindi sostanzialmente non me ne disfo perché è una materia prima importante che può essere riutilizzata, il concetto di reuse nel mio stesso o in un altro ciclo di produzione. Oggi ho parlato in particolar modo di un articolo del testo unico ambientale e di un decreto ministeriale che è entrato in vigore l'anno scorso su questo tema, affrontando un pochino le criticità e le difficoltà di applicazione. E poi nella seconda parte invece un altro tema che viene chiamato end of waste sarebbe il processo attraverso il quale, diciamo, da un rifiuto attraverso un'attività di recupero si genera un prodotto. Ecco, il 28 febbraio scorso c'è stata una sentenza del Consiglio di Stato che alcuni hanno considerato nefasta, io lo considero devastante, che sostanzialmente, utilizzando un criterio interpretativo assolutamente distorto, non solo a parere mio che conto poco, ma insomma, diciamo, da tutti gli interpreti finora che sono occupati di questa materia, sostanzialmente va a bloccare l'attività di recupero dei rifiuti in procedura agevolata nel nostro paese. Quindi due argomentini, insomma, direi importanti, sui quali penso che abbiamo offerto un contributo importante, e poi abbiamo anche invitato a seguire la nostra attività di formazione e di consulenza attraverso il nostro sito che è tuttambiente.it.